il vero tema è che i municipi non sono in grado di fare gli appalti quadro, per cui tu invece che pagare una ditta e gli fai fare una strada, spendere 100 facendo un accordo quadro, mettendo soldi liquidi su 10, 20, 100 strade che possono fare, vai a risparmiare perché chiudi un contratto sicuramente meno oneroso per l'amministrazione. Chiaro. Questo ti permette di risparmiare soldi, ma non solo, anche sulla qualità dell'appalto in qualche modo. Per cui non solo quello, aggiungo altro, sulla rapidità di intervento, perché se io faccio un accordo quadro in un municipio e per cui metto all'interno dei soldi, non c'è bisogno di fare sempre quei documenti, certo, perché tu dici alla ditta che ha vinto mi fai quella strada e quella parte, mi fai quell'altra e la ditta parte, e non devi fare quelle procedure burocratiche che in questo momento tengono Roma impantanata e fanno sì che i soldi non vengono spesi e le strade rimangono piene di buco. È successo con la nostra amministrazione e continua ad accadere anche adesso, che i municipi sono costretti ad andare a chiedere di fare gli accordi quadri al SIMU. Roma Capitale ha dato ai municipi nel tempo 8.000 km di strade, i municipi non riescono a farle, non riescono a spendere quei soldi, per cui dovremmo riorganizzarla questa macchina dando sicuramente una definizione differente. Adesso decidiamo quale, ma facciamolo, altrimenti noi qui quei soldi non li spendiamo e le strade rimarranno sempre così.